Capitolo 23, ragazzi, ricongiungimento. Partiamo subito col botto, direi, avendo a che fare subito con dei tipi non sempre da me desiderati. Meno uno. Scappellati, scappellati, scappellati. Scappellati. Ok, ed è buono. E muori. E muori, ok. E qualcosa abbiamo fatto. Madonna, che episodio lungo che è stato quello precedente, ragazzi. Finiva più. Io ti ringrazio per l'RPG, ma... che cazzo è che spara? Ok, e tu che sparavi? A terra! Ok, via. Niente più RPG. No, 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 no. Negativo. Giù. Non c'ho più bombe. Ma come hai fatto a non ammazzarlo, Elena? Che cazzo? Cioè, sei veramente inutile. Almeno Chloe qualcosa faceva. Te non fai veramente un cazzo. Fattelo dire. Non fai veramente un cazzo per l'umanità. Tu sei rimasto appeso e tu pure, perfetto. Hai fatto la fine di Mussolini, giusto così. È finita, presto. Oddio, buono, buono. Cazzo, ha lanciato la bomba. Fammi andare a indagare in secondo. Ok, è laggiù. Aspetta un secondo. E ciao. Grazie per avermi tolto l'M4. Ok. Risolto il problema. Perfetto. Oh, il silenzio. Attenzione, il silenzio. Per una volta abbiamo avuto il sacro silenzio. Là! Ops! Boom! E uno a meno. Scale. Dai, congiungiamoci a Mac qui e risolviamo il problema. Ecco, ci si ricongiunge poco, però è vivo. Avevi ragione. Su cosa? Tutto quello che tocchi va a puttane. Ok, dai, ti portiamo fuori di qui. No. Che facciamo? Hai trovato la mia spedizione? Sì, l'ho trovata. Capisci cosa dovevo fare? Sì. Se avessero trovato la pietra, avrebbero cambiato il corso della storia. Calma, calma. Preso il pugnale. Lo so.
È andato alla torre. Devi fermarlo. Cerca di stare. Lo fermiamo. Questo monastero cela la via segreta per Shambhala. Devi riprendere quel pugnale. Trova la via segreta e distruggi la pietra prima che cada nelle sue mani. Drake, tu mi devi credere. No, non lo fate morire. Shaffer, se n'è andato. Oh, Nate. Molto triste sto ricongiungimento. Non possiamo lasciarlo. Che scelta abbiamo? L'hanno dilaniato, poveraccio. Pensi che quello che ha detto sia la verità? Non lo so, ma ci credeva. È abbastanza per me. Adesso però c'è da andare a cercare Lazarevic. Ok. È meglio dividerci. No. Cosa? No, ascolta. Io cerco di scovare l'entrata segreta. Tu invece vai alla torre e provi a riprendere quel pugnale. Certo, ok. No, da soli no. Ma tu occhi aperti e resta in contatto radio. Sì, ok. Ovviamente il contatto sparirà a breve. Perché lo so già. Già ne sono pienamente consapevole di ciò che succederà. Anche se non l'ho mai giocato. A volte, diciamo, sto gioco è parecchio scontato. Lì c'è una corda. E forse è l'unico modo per saltare da qui. Oh, tesoro. Aspetta, un'ultima. Ok, bene. Okay. Via di qui. Ecco la torre. Arrivarci ci vuole nulla. Cioè, scusate, dirlo non ci vuole nulla. Prima arrivarci. E zitto. Vuol dire che spara. Che cazzo fa? Ballo del qua qua. È il papero che sa fare solo qua qua qua. Sì, il tuo amico è morto. Sì, il tuo amico è morto. Lo vuoi andare a controllare? Non vuoi andarlo a controllare, ok. Ci penso io. Dai, che adesso ti giri. Ci penso io. Prima che rotoli di sotto l'arma, dammi le munizioni. Va bene. Sì, era bello salire lì sopra, problema che non è servito proprio a nulla. A volte tu pensi la strada sia quella, ma poi si rivela non esserlo. La strada invece potrebbe essere benissimo questa. Però non lo so, precipizio mi pare troppo alto. E allora, boh, continua la ricerca? La porta? No. Questa porta? No. Più che altro per capire sti stronzi da dove sono arrivati. Perché è quello che mi preme sapere. Che è la cosa più importante. Boh, torniamo a ispezionare fuori. Non so. Di qua che c'è? Dovendo qua c'è un'altra strada. Magari questa è, secondo me, più percorribile, sapete? Ok. Di qua. E sulle scale. Cos'è stato? Vieni qua. È laggiù, bastardo.
Madonna, che culo. Backflip e ciao. Dovevo colpirlo prima. Sbagliato io, vabbè. A te lo secco. Chi è stato? Qualcuno che finisce sotto. Ecco chi è stato. Raga, non me l'aspettavo. Scusate. Se non me l'aspettavo, ma... È qui da qualche parte. Che da qualche parte, se ti interessa, sono esattamente qua. Però farò di tutto per non farmi vedere da te. Non può essere lontano. Preso. Ah, c'è da fare il giro. Non fa come Assassin's Creed che va indietro, capito? Ok. Non è che crolla il tetto? No, perfetto. Beh, qua non è che ci sia tanta strada da fare. Se non quella magari di scendere su questo tettuccio qua. Cosa diavolo spara? Davvero, chi sparano? Oh, oh, oh. Si è reso utile. Madonna, falli fuori tutti. Che diavolo era? Non lo so. L'hanno ammazzato? Che palle. Speriamo di sì. Qua? Si può andare? Andiamo qua. Cazzo, mi ha visto? Vabbè, non c'è problema. Tanto poi me lo pupperò io sicuro quell'essere là. Capito? Ma se mette la testa fuori così, la paga cara, perché è anche giusto che la paghi cara. Sicuramente non sarà finita qui, appunto. Munizioni. Sono pie. Vaffanculo, dell'RPG. Beh, due anti sommossa. Scambio di bombe. Hanno prodotto qualcosa? Ovvio che no. Tre anti sommossa, sì. Fuori uno. Fuori due. Non sono così coglione. Lo so. Mi spreco soltanto colpi. Ok, è rimasto un... antisommossa solo, che però lancia le bombe. E vabbè. C'ha il coltello dalla parte del manico, ragazzi. È grosso, non c'è nulla da fa. Colori tornate, colori tornate, colori tornate. Oh, ma quante bombe c'hai? No, per sapere, perché ne vorrei un pochino, sai. L'ho ammazzato? Raga, l'ho ammazzato. Bellissimo. Non lo sarei mai aspettato, ma l'ho ammazzato così. Pulitissimo. No, mi è costata sta battaglia, eh. Mi è costata. Mi sa che è momento di uccidere la bestia, sapete? Certo, anche tu mi lanci l'arma a fanculo. L'hammer quante munizioni ha? 6. Non vorrei dover tenere l'armer, ragazzi.
Davvero, non vorrei doverlo tenere per combattere il bestione. Perché tanto ne sono sicuro che prima o poi il bestione... Ce ne sono ancora. Il bestione è fuori. Verrà. La mia domanda adesso è dove vado? Ammesso che ci sia un posto dove andare, forse laggiù. Sì, ma in realtà no. Proprio detta tra di noi. Oddio. Qua c'è l'RPG. Lì c'è una porta. Dimmi che è la porta, per favore. Non è la porta. Addio. Dammi la M4, non mi fido. Cioè, mi fido, ma non mi fido. Perché qua c'è tipo un appiglino, se così lo possiamo chiamare. Mi puzza. Boh, raga, l'RPG me lo prendo lo stesso, sapete? Si sa mai. Oppure l'hammer. 12 munizioni di hammer. Dai, andiamo per 12 munizioni di hammer, dai. Perché qua l'RPG me ne dà soltanto una. E... capite anche voi che... magari... potrebbe non essere abbastanza. Comunque, ragazzi, non so, prima li ho visti qua passare e mi viene in mente che forse l'unica soluzione è appunto è questo cancelletto qua. Piano piano, con impegno e con fatica, anche il culo diventa fica. Andiamo, forza. Ok, allora, di qua c'è la punta parti. Quindi l'unico modo per fare qualcosa è la scaletta sicura. Qua sopra? Qua sopra. Oddio, chi cazzo sono questi, raga? Ok. Non esattamente questo, sai. Via di qui. Sono ancora 7. Uno ha funzionato. Ha preso in testa, oh. Via di qui. Occhio per occhio, dente per dente. No. Sono nella merda, ma mi ci sono anche saputo togliere. Quello ritornato a me, perché devo fare questo? Chi è che spara? Vorrei sapere da dov'è che sparano. No, non farlo, no! È che io c'ho l'audio stereo, ma... non è facilmente decifrabile, ecco. Oh, da là sopra. E anche da là. Ragazzi, ho un problema. Sono sotto tiro, ma io non sto vedendo nessuno. Ah, ok. Il mio colpo di arma ha fatto qualcosa? Sì, qualcosa ha fatto. Finito l'hammer. Finita la favola dell'hammer. Finitola la favola. Giù la testa.
giù la testa, giù la testa. Vieni qua. Ok, anzi sono mosse in meno. Dai, su. Non scherziamo. Let's not joke. Fico. Bene. M4. Maledizione! Grazie anche delle munizioni. Il cecchino non ci tengo, sai. Fammi andare qui. Non lo posso prendere meglio. Guarda, ti umilio con la pistola, guarda. E ti ho ampiamente umiliato con la pistola. Nice. Questo è bello però. 500. No, questo lo devo portare, ragazzi. Però non posso saltare. No. Vabbè, ridami la M4. Dov'è? Questo faceva tanta gola. Più che altro mi chiedo perché ogni volta che cambi arma, soprattutto quelle pesanti, tiri l'arma a fanculo e sia praticamente recuperabile. Eccolo qua. Ok. Arrampicati verso la finestra. Arrampicati verso la finestra. Sapete da dove si parte? Forse da lassù, sai? Forse ce l'ho. Ed essere così più spesso e sti suggerimenti, a volte mi tocca veramente diventarci scemo. Comunque, no, va bene, perché qua c'è tutto l'ambaradan, però a me serve la finestra. Arrampica diverso la finestra aperta, zio. E te la fai facile, ma... Dici, a dirsi è sempre facile, raga. Il problema è a farsi. Dovrei andare ancora più su. Perché solo così si arriva al terrazzino. Boh, non saprei. Proviamo a risalire la scala, perché così mi cogliete un po' alla sprovvista. Magari risalendo la scala abbiamo le idee più chiare. E appunto, più sono gli appigli, ha più senso. Ha molto senso. Era sto terrazzino più alto che andava raggiunto, infatti. Adesso credo che non ci siano problemi, vero? Esatto. Immagino quanto possa essere infestato anche qui. Tanto, se tanto mi dà tanto, combattimento più, combattimento meno, posso solo immaginare. Cosa di strano? Ci sono degli animali. Già, probabilmente avrei dovuto avvertirti. Avvertirmi? Aspetta, tu sapevi di queste cose? E quando pensavi di dirmelo? Stai giù ed evita di incrociarli. E fosse facile. Evita di incrociarli, ovviamente li incroceremo noi per lei. Mi pare ovvio. Bellissimo che le finestre sono a pigli quando pare al gioco. Hanno bisogno di rinforzi! Mandate rinforzi! Zitto, Nate. Zitto. Non fare cazzate. I mostri li hanno fatti a pezzi. Sono di là!
Cosa diavolo sono quelli? Stanno incolpando i mostri, che bello. Solo che poi troveranno le pallottole nel cranio e forse cambieranno idea, perché stupidi non sono. Vai su, bravo. Che ti ci voleva? Oh, dai, su, bravo. E mo, così. Finalmente. Su, su. La torre. È questa? Oh, buono. Se è questa, buono. Se non è questa, merda. Quindi dovrei saltare là? Madonna, che culo che c'erano gli appigli. Pensavo di aver saltato nel vuoto. Pensate un po' voi. Ok, c'è lo scrigno, ma c'è anche l'appiglio. Ok, ok. C'è la continuazione. La musica non va bene. Sono stanco delle vostre scuse. Dammi dell'altro tempo, ti chiedo solo questo. Lazarevic e Harry Flynn. Uno dei due va fuori. Procurato il pugnale. Ora, dov'è la porta di Shambhala? Senti, Zoran, sappiamo che... Non sono arrivato fin qui per farmi ostacolare da un inetto. Sappiamo che la risposta è in questa stanza, dobbiamo solo trovarla. E inoltre Drake ti sta sempre attaccato alle costole. Ah, l'ha schivato. Ti ho ingaggiato l'uomo sbagliato. No, lo volevo uccidere io, Harry Flynn. Che idiota. Le sistemo io le cose con lui. Tu rimani qui. Vedi cosa puoi fare. Tutto questo bellissimo, Sally, che okay. Si è levato dai coglioni. Niente, fai qualcosa. Quello è roba mia. Nate, vattene via. Dammi il pugnale. Saranno qui a momenti. Chloe, non farmi usare la forza. Come faccio a spiegare dov'è finito? Inventa qualcosa. Lo fai spesso. Però fammi solo un favore. Ammazzalo. Fai fuori quel figlio di puttana. Esatto, sapevo. T'ha dato un bel incarico, eh. Ok. Cosa sto cercando? Il senso della vita. Mi sembra familiare. Si capisce se qualcosa di ciò che c'è scritto. Penso proprio di poterli spostare. Ok, ma dove però? Questo è nel posto sbagliato. Accidenti. Aspetta. Che palle. Me l'appoggio un attimo qua. Scommetto che ha a che fare con queste incisioni. C'è l'angelo.
Sì, ma è veramente poco chiaro, eh. Ma poco. Non so, ragazzi, cerchiamo di capire un secondo. Allora, tiriamo un attimo fuori il diario. Perché questo non deve... e non può essere tutto. Ok, cintamani. Questi sono i simboli. Ok, la palla e l'acqua. D'accordo, ogni creatura sembra essere associata a un diverso colore. Ok, quindi la tigre è l'aria. La palla va messa dov'è il dragone. Ok. Puzzle abbastanza semplice che però va capito. Allora, dragoni qua non ne vedo, vedo soltanto questo, quindi qua. Perfetto, a parte potevamo andare a tentativi, vaffanculo. Questo che è la zuppiera. Zuppiera rappresenta, era vero l'aria, sì. Il verde che è la tigre. Vediamo la zuppiera. Oh, puzzle un attimo, almeno ci si rilassa. Deve pesare 806 kg quel coso. Poi rimane il triangolo e la scatola. Allora, il triangolo è rosso, la fenice. E quindi, quale dei due? Dove? Con il leone, questo. Vero, sali qua poteva essere utile, ma tanto poi puzzle li facciamo sempre da soli. E rimane l'ultimo, che appunto va posizionato dalla parte opposta a dove siamo noi. Che coglione. Come l'ha ribaltato. Bodybuilder. Ok, dovrebbe andare. No, merda. C'è dell'altro. No. Ok, quantomeno ho già visto questi simboli. Sì, allora, un attimo. Ho capito. Sono quelli nella pagina di là. Allora, qua siamo a il cubo che rappresenta la terra. E c'è quello tipo... Oh, è quello giusto, tipo il simbolo del comunismo, ok. Qua siamo alla tigre, che è quella verde, che è l'aria, che c'è la zuppiera. E c'ha tipo la lettera col pancione pieno, ok. Non è questa, non è questa, non è questa, è questa. Questo è il serpente, che la palla è bianco, la lettera bianca è quella con il simbolino sopra, se non vado errato. Ora, aspetta che c'è più di una col simbolino sopra. C'è un colore, come le creature. È questa, ok. E qua siamo alla fine. Al fuoco, che è tutta quella striminzita lì, ho capito. Che il pancione ce l'ha sopra. Mette lettere normali, no, eh? Abbiamo sbagliato qualcosa. A posto. Allora, la lettera è questa? Mi pare di sì. A parte che vorrei poter vedere. Vabbè, qua siamo al fuoco. Che è la fenice. La lettera mi pare quella giusta. E ok. Qua siamo al cubo. La lettera è quella giusta. Beh, quella giusta. E non è sbagliata questa. È quella della palla.
Sì, è sbagliata questa. Ok. Mi pareva quell'altra. Esatto, ragazzi. Tre lati, proprio come il pugnale. Bene, bene, bene. Cosa abbiamo? La porta che si apre e dà su i monti. Ok, meno male ci sono gli appigli. È buona. Eccoti. Elena, mi senti? Già. Penso di aver trovato l'entrata segreta. Davvero? Sì. No, per finta. Nel precipizio dove ci sono le statue. Troviamoci lì. D'accordo, mi sto muovendo. Base del precipizio dove ci sono le statue. Le statue sono là, ma noi siamo qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Eccoli. Ti pareva che mancasse soltanto il regalino? Più che altro la mia domanda è dove vado? Ok, è tutto, ma... Ok, di qua, ok. Lo stanno facendo quei tizi? A quanto pare stanno tirando giù gli stati in cerca di ingresso. Che coglioni. Quei geni ci stanno esattamente sopra. Bene, proviamoci. Pronta, quando vuoi tu. Ovviamente comincia un'altra battaglia. Va bene, pronti. E via. Granata e tutto quanto. Dove sono gli altri? Ah, che fa? Balla? Ok, buono. Uno in meno sulla terra. Là! Ma come mi hanno visto? Ma vaffanculo. Non ha ammazzato nessuno. Strano. Va bene. Ci mancava anche la torretta. Vabbè, lo sapevano che mi avrebbero visto. Oh cazzo. Fammi retrocedere un secondo, va. Elena, fai qualcosa. Elena, fai qualcosa, cazzo. Via da qui! Falla esplodere, vai. Bravo. Contento? Non t'ho mica visto. Adesso t'ho visto. E l'hai presa nel culo, infatti. Saliamo. La rischio. Eccoci. Ok. Oh, le sta prendendo però da qualcuno. Va bene, la mia permanenza lì è durata poco. Va bene, c'è problema. Oh, oh, come l'ho preso, signori! È
sirena quella. Ok. Tanto c'hanno un colpo solo, quindi è inutile. Elena che si è resa utile. Piango, raga. Ok, non fatevi spaventare la torretta. Sono persone che si possono uccidere anche loro se ci si avvicina. Madonna, Uncharted 1, ragazzi, la torretta era la cosa più semplice. Bastava beccare l'angolazione ed era fatta. Qua la situazione è un pochino più complicata. Aspetta che c'è l'RPG qui. Potrebbe essere buono perché... con questo uno fa... fa esattamente così. E si toglie dalle palle la torretta. Che è una buona perdita per loro, eh. Non vorrei che questi adesso tornassero con il doppio della cattiveria addosso. Cosa che conoscendoli potrebbe anche starci. Non provarci. Non provarci. Aspetta. Elena, io ti ringrazio della mano, però potresti anche magari stanarti da lì e fare qualcosa di più concreto. Non è per essere, sempre. Non si comandano le genti il signore, però. Una mano qua non mi farebbe schifo. Fatemi sotto! E chiaramente io posso capire Chloe, ma invece Elena combattere con te proprio... ti fa da sé far per tre. Ma davvero, ma fa anche per quattro. Battetelo! Ma è quello stronzo lassù? Non provarci! Ok, buono. L'ho visto, l'ho visto. No, angolazione bruttissima. Game over cosa? Dico io se è game over. Prendelo, l'ho preso. Almeno una volta l'ho preso. Bravo. Non c'ho più bombe. Dai. Via, via. Via, 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 via. Non è morto. Nemmeno ora. L'ho preso nel momento migliore, mentre stava per spararmi, e invece adesso mi devo muovere. Che affar serio. Ha avuto effetti? Forse no. Ragazzi, sono un po' appannato in questo momento. Ma veramente appannato, eh. Vorrei poter andare sotto quella verandina lì. Guardatelo! Ah. Mettermi in una posizione migliore. Però qua veramente, ragazzi, i nemici non la intendono morire, eh. Oh, uno. Sei spacciato. Lancia. Ti sei ucciso da solo. Che gran coglione che sei. Grazie. Oh, finiti. Che bello.
Dunque, allora, dov'è l'entrata segreta? Da tutt'altra parte. Te ne sei andata per niente, veramente. È proprio qui. Ci siamo. Wow. Lo sapevo. Altro puzzle? Può darsi. Aiutami a spingere. Ok. Mettici la schiena. Bla bla bla. Ok, pensavo si girasse all'infinito. Bene, cosa succede in questo posto adesso? Viene irrigato. Si formano delle cascate. E una bella apertura. Guarda, guarda. Proprio sotto il naso. Forza, di qua. Questo è di gran lunga proprio il videogioco più invernale che si potesse richiedere in un periodo estivo. Cioè, è assurdo perché... Bene, almeno l'ho già ripetuto più volte. Pubblico Uncharted in estate perché è un gioco sempre boschi, spiagge, cose varie. E il secondo capitolo è totalmente invernale, bellissimo. Comunque... Credo ci sia andare giù. Eccoli. Giù. E si combatte di nuovo. Lui lo fai fuori così. Ok, forse ha funzionato. Forse ha funzionato. Non ha funzionato. Ha scappellato però. Via via. Accidenti. Non provarci. Ok, se n'è andato. Perfetto. La cosa forse più importante è stata fatta. Si è andato anche lui. Via anche il cecchino. Sì. Fateli secchi. Fateli secchi. Perché secchi? I cibi secchi non è che mi piacciono. Eccoci. Un pochino a farfalle. Ok. L'importante era anche e soprattutto recuperare munizioni. Ah, ecco l'amichetto. L'amico Fritz. Gli amici Fritz. Fatelo secco. Ho avuto uno spazio di manovra qua, è un pochino maggiore. E intanto uno se ne va. Quello più importante se ne va. Che poi ragazzi, veramente loro se li prende in testa. È un gioco altro che da ragazzi. Ma proprio da bambini. Ok, munizioni per favore. Se mai ci fossero, sì. Vabbè, munizioni Uncharted 2 si regola abbastanza bene, devo dire. Era Uncharted 4 che era veramente una palla nel culo riguardo alle munizioni. Ok, su. Grazie della corda, ragazzi. Spero che non ci sia nulla di spaventoso lassù. I mostri. Perfetto, tutto tranquillo. Ce la combattere ancora o possiamo andare sicuri? A parte qua, tutti morti. Un po' anche colpa mia. Devo ammetterlo. E dritti giù. Bello. Ok, classica scena di Uncharted. Stiamo avvicinando, lo sento. Ci sono delle porte qua, se serve aiuto. Ok. Vabbè, è stata anche abbastanza rapida. Vai. Bello. Eccolo, Ellen. Ricompensa sbloccata, capitolo 24, la strada per Shambhala. Nate? Sì. Non lo vedo.
Neanche io. Non dovremmo scalare un altro... La cripta di Assassin's Creed 2 è questa, raga. Deve esserci un indizio qui intorno. Sei sicuro che sia qui? Deve essere qui. Ci sfugge qualcosa. Ok, ragazzi, capitolo 24 sia.